rigidezza, perché ci facciamo qualche altro richiamo su questo, perché, come vedremo, molto spesso il dimensionamento delle opere geotecniche, in particolare delle fondazioni, non è tanto dovuto a problemi, chiamiamoli, di quello che si chiama stato limite ultimo, cioè di resistenza, cioè di rottura del terreno. Cioè, generalmente, a meno che non sono una capra terribile, è difficile che progetto una fondazione sbagliata al punto da rompere il terreno, no? Generalmente il progetto di una fondazione è condizionato dai cosiddetti problemi di esercizio, cioè dai cedimenti, cioè magari il terreno non si rompe, che è difficile, non che veramente non sbaglio di parecchio, però la fondazione cede, e il terreno cede, spesso quando devo fare una fondazione su argilla è così, e questi cedimenti non vanno bene perché non sono accettabili per ora di sostegno, quindi il calcolo dei cedimenti è fondamentale nel progetto di un'opera geotecnica, in particolare delle fondazioni. Ma anche se ci pensate per l'opera di sostegno, perché magari l'opera di sostegno sta a posto, però a tergo il terreno un po' si muove, ci sono degli abbassamenti, magari su questo terreno che sta dell'opera di sostegno cioè, ci sono altre opere che possono essere danneggiate, insomma è importante anche questo. Quindi è importante il calcolo degli spostamenti, dei cedimenti. E i cedimenti di un terreno da cosa dipendono? Dipendono chiaramente dall'incremento tensionale che io sto applicando, attraverso per esempio un carico, cioè la fondazione, per esempio un edificio. E dal punto di vista del terreno dipendono dalla proprietà che si chiama rigidezza. Okay? La rigidezza del gradiente della curva sforzi e deformazioni ci lega appunto nelle leggi costitutive sforzi e deformazioni. L'abbiamo richiamato ieri. Quindi, se io conosco lo sforzo che sto applicando, l'incremento di sforzo, noto la rigidezza e mi calcolo i cedimenti. Okay? E ripeto, questa cosa è fondamentale nel calcolo del progetto delle fondazioni spesso. Allo stesso tempo, questa rigidezza è tanto importante quanto rognosa, tra virgolette, perché è di difficile determinazione. Perché le prove in laboratorio sono molto sensibili al disturbo e il disturbo tende a far scadere molto la rigidezza, quindi falsa molto la misurazione della rigidezza. E in situ non tutte le prove sono, diciamo, capaci di misurare la rigidezza, come richiameremo dopo. Va bene? Quindi questo è un problema molto importante, quindi ci facciamo qualche considerazione su questo. Ok, l'altro concetto, questo l'abbiamo già detto ieri, è che per le applicazioni geotecniche, tipo per le fondazioni, non utilizziamo modelli costitutivi avanzati. Abbiamo detto che anche se riuscissimo a trovare un modello costitutivo avanzato, praticamente, che diciamo, ci descrive tutto il comportamento del terreno, dalle piccole deformazioni alle grandi deformazioni fino a rottura, chiaramente troveremo una relazione analitica molto complicata che magari richiederebbe dei modelli da metterci dentro, dei parametri da metterci dentro, scusate, numerosi e anche difficili da determinare con prove convenzionali. Magari non ci basta l'edometrica, non ci basta, ma dobbiamo fare delle prove triassiali stranissime, no? Non convenzionali. Quindi diciamo che alla fine, dal punto di vista pratico, almeno per la progettazione corrente, non si usano modelli costitutivi avanzati, ma si usano dei modelli semplificati che però ci consentono di cogliere soltanto alcuni aspetti del terreno, abbiamo detto, come abbiamo detto ieri. Quindi, per esempio, nel caso del comportamento in esercizio, cioè per il calcolo dei cedimenti, tipicamente usiamo un modello elastico, lineare addirittura. Ok? Chiaramente questo modello però non lo possiamo poi usare per fare il calcolo a rottura delle fondazioni, quindi lo useremo soltanto per i cedimenti. Mentre per il calcolo a rottura utilizzeremo un altro modello, per esempio il rigido plastico, perfetto, includente positivamente, come abbiamo detto ieri, ma comunque. Quindi modelli separati per problemi separati, va bene? Modelli diversi per problemi diversi. Vedete, questo è un comportamento, no? Forza spostamento, per esempio, di due terreni A e B, va bene? Il terreno A ha un picco, poi un residuo, il B invece c'è un comportamento, chiamiamolo, stabile, no? Se io devo fare un problema di deformazione sopra o un problema di cedimento, io appunto questa curva non mi importa tutta, appunto, mi schematizzo soltanto il tratto iniziale, con queste due rette rosse che vedete. Quindi un modello elastico lineare che cresce in maniera indefinita, quindi non ci avrà manco un valore di resistenza, di rottura, ma non mi interessa perché io appunto non voglio occuparmi di rottura, voglio occuparmi soltanto dei cedimenti. Sotto invece, queste stesse curve dei terreni A e B, se devo affrontare invece un problema di resistenza, cioè un calcolo a rottura, per esempio quello sarà il carico limite di una fondazione, userò un altro modello, un modello rigido plastico. Quindi vedete come è fatto il modello rigido plastico? Sono queste due rette verticali. Chiaramente questi sono dei modelli rigidi plastici, cioè praticamente prima di arrivare ai valori di rottura, RA star e RB star, che mi danno la resistenza, sono rigidi, cioè non si deformano. Quindi questi modelli mi danno la resistenza, ma non mi danno rigidezza, non mi danno rigidezza infinita, non mi danno spostamenti, quindi non vanno bene per calcolarmi gli spostamenti. Quindi vedete che uso per lo stesso terreno, due modelli diversi a seconda dell'applicazione.
Noi qua ci stiamo occupando del primo problema, cioè quello di cedimento, della deformazione, e il modello, abbiamo detto, è il nostro modello elastico lineare. L'abbiamo già visto ieri, modello, queste sono le equazioni di Navier, l'abbiamo già visto sicuramente, diciamo, per le strutture, e si usano anche nei materiali strutturali, per acciaio, eccetera. Vedete, le deformazioni epsilon sono legate alle sigma e le gamma sono legate alle tau, ok? Quindi se io so gli incrementi tensionali sigma e tau, mi posso calcolare le deformazioni, quindi gli spostamenti. Vedete che i parametri costitutivi, diciamo, che entrano qua dentro, l'abbiamo richiamato ieri, sono due. Molto semplicemente, se il modello, ripeto, l'abbiamo visto ieri, se il mezzo è ipotizzato, oltre che elastico lineare, ha comportamento omogeneo, cioè le proprietà non dipendono dal punto, e isotropo, cioè le proprietà non dipendono dalla direzione. Quindi, con questa ipotesi di omogeneità e isotropia, gli unici due parametri elastici sono E, modulo di Young, e coefficienti di Poisson, Ni. Chiaramente posso anche introdurne altri non indipendenti, cioè sono legati a questi due, quindi gli indipendenti sono sempre due. In particolare sono molto utili in geotecnica questi due parametri che vedete sotto. Uno è G, che è il modulo di taglio, che vedete definito come E fratto 2, che moltiplica 1 più Ni. È molto utile per calcolarmi le gamma, perché se introduco G, no, le gamma sono semplicemente tau diviso G. Quindi semplifico molto quelle espressioni là. Quindi spesso si usa G per i problemi a taglio. Un altro parametro che viene introdotto è il modulo di elasticità volumetrica, K, che è una sorta di modulo volumetrico, perché è legato alle deformazioni volumetriche. Infatti, vedete come è definito? È definito come P fratto epsilon V, dove P è una tensione sigma media, vedete, sigma x più y più sigma z diviso 3, quindi è un valore medio della tensione di compressione di normale, diciamo. Epsilon V è la deformazione volumetrica, quindi la somma delle epsilon x, epsilon y ed epsilon z, ci quantifica le deformazioni volumetriche. Vedete che K è legato sempre a E e Ni da quella relazione, E fratto 3 che moltiplica 1 meno 2 per Ni. Quindi io alternativamente in questi modelli posso usare o E e Ni oppure G e K, per esempio, o anche E e G, insomma, una combinazione di questi due, di questi qualsiasi parametri. Allora, veniamo a fare queste considerazioni che dicevo molto importanti, perché questo è un discorso generale. Allora, il comportamento del terreno è molto complesso, abbiamo detto, ok? È elastoplastico, è non lineare, è includente positivamente, è viscoso, è dipendente dal tempo per la consolidazione, è un casino, ok? Noi stiamo usando un modello scemo, che è un modello elastico lineare che va bene per una molla, quindi è una cosa veramente molto grossolana. Quindi è chiaro che non è che noi ci possiamo dimenticare, se usiamo un modello semplice, della complessità del terreno. In qualche modo dobbiamo tener conto di questa complessità. Come? Scegliendo oculatamente, diciamo così, con giudizio, l'unico parametro, o gli unici due parametri che entrano in gioco qui, e ni. Ok? Quindi devo far rientrare nella scelta di questi due valori la complessità del comportamento del terreno. Le principali complessità sono qua. Allora, innanzitutto il discorso di interazione col fluido acqua, quindi condizioni drenate e non drenate, abbiamo detto. Ok? La dipendenza dall'OCR, dallo stato tensionale, della storia dello stato tensionale, la non linearità, cioè il modello elastico lineare è un modello lineare, ma il terreno è non lineare. Ok? Quindi devo stare attento. Inoltre anche la dipendenza dalla pressione di confinamento, abbiamo detto più volte, il terreno con la profondità diventa più addensato, generalmente più confinato, e questa cosa influenza. Ok? Quindi adesso ci andiamo a vedere questi quattro aspetti. Allora, il primo è il discorso delle condizioni drenate e non drenate. Allora, le condizioni drenate sono quelle, diciamo, rigorose, abbiamo detto, quelle intenzioni efficaci. Quindi, per esempio, la legge di Hooke, qui, del modello elastico lineare, la legge costitutiva si scrive in termini efficaci, in questo modo. La epsilon è uguale a 1 più, su E', quindi modulo di Young drenato, per questa parentesi, sigma' meno ni, sigma x, che moltiplica meno ni, in realtà qua anche sarebbe ni primo, diciamo, sarebbe corretto, per le tensioni efficaci sigma y e sigma primo z. Okay? Quindi qua, se ho condizioni drenate, ho una coppia e primo, ni primo di parametri. Ora, se invece sono in condizioni non drenate, chiaramente e primo e ni non sono e primo e ni primo, ma sono eu e ni u, cioè sono parametri di rigidezza non drenati, che sono diversi da quelli di prima. Okay? E questo è facile da vedere. Perché, allora, immaginiamo di fare riferimento al modulo K che abbiamo visto prima, questo modulo di deformazione volumetrica. Okay?
Che succede in condizioni non drenate? Che se siamo in condizioni non drenate, il terreno è saturo, l'acqua non si muove. Se l'acqua non si muove, i vuoti non possono ridursi di dimensione. Quindi praticamente la deformazione volumetrica è nulla. Se la deformazione volumetrica è nulla, vedete la definizione di K che è P fratto epsilon V. Se epsilon V è 0, cosa vuol dire? Che K è infinito. Quindi il modulo di rigidezza ovviamente volumetrico è infinito. Va bene? Il denominatore è 0, vedete, se guardate la definizione di K, E fratto 3 per 1 meno 2N, soltanto se N è uguale a un mezzo. Quindi vedete che nu è vale 0,5. Okay? Quindi in condizioni non drenate, di deformazioni volumetriche nulle, nu vale sempre 0,5. Ed è diverso da N primo, se andiamo a vedere sperimentalmente, vale 0,15, 0,35 tipicamente. Quindi sono valori diversi. Ku è infinito. Ok? Gli altri parametri come valgono? Allora, facciamo riferimento a G adesso. G, in condizioni drenate e non drenate, è uguale stavolta. Perché? Perché se vi ricordate, a taglio l'acqua non partecipa alla ripartizione degli sforzi tangenziali. Ok? Infatti il principio di tensione efficace si scrive come tau uguale a tau primo. L'acqua non entra in gioco nella rigidezza a taglio, perché non può sopportare sforzi di taglio. Quindi è tutto a carico dello scheletro. Quindi GU e G' coincidono. Quindi se uguagliamo le due definizioni di G nelle condizioni non drenate e drenate, quindi vedete che là c'è EU fratto 2 e 1 più NU e di là c'è E' fratto 2 che moltiplica 1 più NI', possiamo trovarci una relazione tra EU ed E'. Considerando che NU è uguale a 0,5, ci viene quella espressione che vedete sotto, dove vedete che EU è 3 mezzi di E' fratto 1 più NI'. Per i valori tipici di NI', questo termine è sempre maggiore. Il termine numerico è sempre maggiore di 1, quindi EU è sempre maggiore di E'. Okay? Quindi sono diversi, in particolare EU è maggiore di E'. E questo non ci stupisce perché nella rigidezza a compressione partecipa lo scheletro, ma partecipa anche l'acqua, gli dà una mano. Quindi sostanzialmente EU è più grande di E', che invece sarebbe il modulo del solo scheletro solido. Okay? Quindi vedete come, diciamo, dal punto di vista pratico, il mio modello è sempre asse collineare, però dovrò capire se sto in condizioni drenate e non drenate e andare a mettere ad E e a N rispettivamente primo e ni primo o EU e NU a seconda se sono in condizioni drenate e non drenate. Questo assolutamente dovete sempre farlo. Ok? Se state facendo un'analisi non drenata, non ci potete mettere primo e ni primo. Ok? Il secondo punto era la dipendenza dallo stato tensionale. Chiaramente anche questo influenza la rigidezza. Vedete, questa è una relazione che ci rappresenta il rapporto fra EU, modulo di resistenza, modulo di Young non drenato, e SU che qua indica C1 per la resistenza non drenata. Questo rapporto tra rigidezza e resistenza non drenata è riportato in funzione, diciamo, dell'OCR, del grado di sovraconsolidazione, e c'è anche una dipendenza dall'immancabile indice di plasticità P con I. Quindi vedete come questo rapporto cambia, se vi mettete su una linea, su una curva qualsiasi, vedete che questo rapporto tra E e CU cambia con OCR. D'altra parte lo vedete anche qua in questa tabella, no? Che è riportata qui, vedete come E con U abbia valori completamente diversi a seconda se l'argilla è NC o C, tipo l'argilla NC ha valori di poche unità, 2-3 megapascal, sono meganewton su un metro quadro, mentre per un'argilla sovraconsolidata si arriva anche a 10-20 megapascal. Okay, quindi assolutamente ricordiamoci che dobbiamo capire anche qua, quando applichiamo il modello elastico lineare, se il materiale è NC o C, perché cambia. L'altra cosa molto importante è la non linearità. Il terreno è non lineare, mentre noi stiamo assumendo un modello elastico lineare. Come si fa? Vedete, questo è tipicamente il risultato di una prova triassiale, no? Se vi ricordate, si rappresenta in questo modo, riportando il deviatore Q, che è la differenza tra sigma assiale e sigma radiale, sigma 1 e sigma 3, diciamo, quindi quella applicata col pistoncino e quella di confinamento applicata con la cella. In funzione di epsilon A della deformazione assiale. Come vedete, diciamo, queste curve non sono rette. Abbiamo una curvatura. Quindi diciamo che se ricordiamoci che la rigidezza è la pendenza di queste curve, no? All'inizio la rigidezza è molto alta, no? La pendenza è molto alta. Man mano che saliamo di sollecitazione e ci avviciniamo verso la rottura, quindi cresce la deformazione, questa retta rossa diventa via via meno pendente, cioè praticamente la curva spiana, no? La rigidezza si riduce, quindi vedete che la rigidezza cambia a cambiare della sollecitazione della deformazione. Ok? Quindi, diciamo, devo saper scegliere
uno di questi valori di rigidezza. Ok? La stessa cosa osserviamo nella prova edometrica, no? Nella prova della serie prima la rigidezza decresceva a crescere della deformazione attraverso la rottura. Nella prova edometrica chiaramente è diverso perché, se vi ricordate, nella prova edometrica c'è una deformazione in cui le condizioni laterali sono confinate, cioè c'è spanciamento nullo, deformazioni laterali impedite, quindi il terreno non si può rompere, si va soltanto ad addensare. Quindi nella prova edometrica, qui riportata in scala normale, lineare, non logaritmica, vedete, c'è cioè sigma primo z, epsilon z, vedete che invece qua è il contrario. All'aumentare di sigma primo ho deformazioni via via decadenti, deformazioni più basse, cioè il terreno si sta irrigidendo, cioè la rigidezza cresce al crescere del carico stavolta. Perché chiaramente il terreno non si può rompere, si sta addensando e diventando più denso diventa anche più rigido. Ma il concetto è sempre quello. La rigidezza dipende dalla sollecitazione che sto applicando. Quindi non è un valore costante. Ok? Lo osservo in tutti i tipi di prove, sia quelle che rompono, come diciamo, il terreno a taglio, come taglio diretto, prova triassiale, sia quelle in cui non rompo il terreno, come la prova edometrica. Ok? Questo osservo anche nei problemi in vera grandezza. Questo, per esempio, è uno schema tipico di una fondazione. Immaginiamoci una fondazione superficiale di lato, per esempio, quadrata, di lato, vedete, da 1 metro, 1,5 metro, 2 metri e mezzo, 3 metri. Quindi immaginate questa fondazione quadrata di lato assegnato che applica una certa pressione media, che è riportata qui in ordinate, sul terreno. Misuro questa pressione che sto applicando, ad esempio, attraverso un pilastro, eccetera, eccetera, e mi vado a misurare quanto cede il plinto, questo plinto di fondazione, questa fondazione superficiale. Ok? Se mi riporto come aumenta il cedimento in funzione della pressione media applicata, no? Ottengo queste curve. Sono curve, appunto, non sono rette. Questo vuol dire che, appunto, il terreno è non lineare. Ok? Come nelle prove, anche nei problemi di vera grandezza, il terreno mostra un comportamento non lineare, quindi la rigidezza dipende anche qua dal livello di sollecitazione, dal livello deformativo di cedimento che sto considerando. Ok? Come si fa a scegliere allora un valore giusto? Tipicamente, no? Ci sono vari approcci, ce ne ricordiamo qualcuno. Tipicamente, infatti, vengono definiti, no, dei moduli secanti o tangenti, se vi ricordate. Per esempio, se questa è una classica curva Q-epsilon, si può definire un modulo secante. Qua può essere un modulo di Young, può essere un modulo di Taglio, non cambia il concetto. Per esempio, questa è una prova triassiale, quello che vedete qui è un modulo di Young. E il modulo secante cos'è? È un modulo medio, diciamo così, è la pendenza di una retta secante, appunto, che parte dall'origine e arriva a un certo valore di sollecitazione. Okay? Quindi io, per esempio, se sto lavorando in un certo campo di sollecitazione, sto applicando una certa sollecitazione, mi posso fare una retta secante che unisce l'origine con questo punto più o meno dove sto lavorando a livello tensionale e trovarmi una sorta di modulo medio, okay? Che è un modulo secante, appunto. Oppure potrei fare una filosofia diversa, cioè applicare un modulo tangente, cioè io mi metto in un punto medio della curva dove sto lavorando, sto applicando una certa sollecitazione, vado su quel punto lì e tiro una tangente alla curva, sforzi e deformazioni nell'intorno di in quel punto. E quindi ottengo invece proprio un modulo locale, ok? Un modulo locale di quel punto lì, di quel punto, lo stato tensionale su cui sto lavorando. Chiaramente per come sono definiti questi moduli secanti e tangenti, chiaramente è sempre il modulo tangente è sempre inferiore al modulo secante. Il modulo secante passa per l'origine, quindi tiene anche conto di quello che succede nell'intorno dell'origine, dove chiaramente la rigidezza è massima, no? Perché la pendenza della curva è massima e generalmente viene indicata con E0, che rappresenta il modulo iniziale, il modulo a basse deformazioni. Invece il modulo tangente è un pochino più prudenziale, perché è più basso. A volte si usa il famoso E50. Cos'è l'E50? No? Se questa è sempre una curva Q epsilon A, una prova triassiale per esempio, se questa è la curva che diciamo, abbiamo misurato, se diciamo, Q con A è il deviatore a rottura, immaginiamo, cosa si fa? Si prende il modulo secante, okay, E50, che è definito appunto come la pendenza della retta che passa per l'origine e per un punto che corrisponde a un valore di Q che è pari alla metà di quello qua di rottura. Ok? Quindi questa è sostanzialmente come se fosse una rigidezza media nel primo 50% di curva, nella prima metà di curva sforzi e deformazioni. Questo
quindi se sto lavorando sostanzialmente, diciamo, in esercizio, si suppone che non sto a rottura, sto lavorando più o meno, no, nel campo delle piccole e medie deformazioni, quindi 50 potrebbe essere un valore giusto da adottare, ok? Quindi per quello che ci siamo detti, per l'effetto della non linearità, se noi ci andiamo a rappresentare l'andamento dei moduli C, oppure E, la stessa cosa, no? Quindi modulo di rigidezza al taglio, modulo di Young in funzione della deformazione, quindi rispettivamente gamma per G e epsilon per il modulo E, vedete che il diagramma è in scala semilogaritmo, in particolare la deformazione in scala logaritmica, mentre la rigidezza in scala lineare, tipicamente otteniamo un andamento di questo tipo, cioè i moduli di rigidezza decrescono con la deformazione. Va bene? Poi ci sono due curve perché questi si riferiscono a due pressioni di gonfiamento diverse, ma adesso guardiamoci in una delle due per non fare confusione. Quindi diciamo il modulo di rigidezza decresce con la deformazione e tipicamente si individuano tre campi. Vedete, un campo delle piccole deformazioni, si parla di gamma dell'ordine di almeno 4, meno 3%, no? Dice meno 3%, dove sostanzialmente, come vedete, il modulo è grande, la rigidezza è alto e pressoché costante, non cambia molto. Quindi è un comportamento qui effettivamente elastico lineare. Poi abbiamo un comportamento di medie deformazioni dove siamo sotto l'1%, no? Tipo tra 0,01 e 1%, dove invece c'è una marcata non linearità, cioè vedete che G ed E decrescono molto con la deformazione. E poi questo campo rosso a destra, oltre 1%, dove ormai stiamo andando verso la rottura, e lì la rigidezza è molto molto bassa, le deformazioni sono molto alte infatti, e si sta andando verso rottura praticamente. Okay? L'altra cosa che notavamo, ed è l'ultimo dei punti che abbiamo visto prima, è la dipendenza dal confinamento. Cioè, il discorso è questo, abbiamo detto, anche se il terreno è sempre lo stesso, per il semplice fatto che aumenta la profondità, aumenta la tensione di confinamento. E questo fa sì che la rigidezza aumenti con la profondità, perché la rigidezza dipende dallo stato corrente, diciamo, dalla tensione di confinamento. Quindi vedete che a parità di deformazione, no? La rigidezza, se aumenta la pressione media di confinamento, sale verso l'alto, no? La curva, spostate dalla curva sotto, la curva nera sotto, alla curva sopra, la curva nera di sopra, no? È come se la curva più sotto si fosse riferita ai primi metri della piena campagna, mentre la curva più in alto è una curva a maggiori profondità. Quindi diciamo anche per uno stesso terreno sostanzialmente in teoria va tenuto conto di questo, cioè che la rigidezza dipende dalla profondità, ok? Quindi anche se il terreno tra virgolette è omogeneo, non è detto, anzi non è che la rigidezza è uguale per tutte le profondità. Questo in teoria, quindi nel nostro modello va tenuto conto. Beh, quindi scegliendo quindi un parametro che dipende anche dalla profondità, ok? Questa è una diciamo, slide anche molto importante in cui vedete che qui viene riportato sempre G, il modulo di taglio, in funzione della deformazione angolare gamma. Okay? Vedete c'è una curva blu che più o meno simula quell'andamento che metto prima, cioè della riduzione della rigidezza con la deformazione. Vengono anche indicati un po' in alto i campi in cui ci andiamo a muovere con le opere geotecniche. Vedete che il primo, Range for Deformation Analysis, è il campo di deformazioni coinvolto tipicamente nel calcolo dei cedimenti. Okay? Quindi nel calcolo dei cedimenti stiamo intorno a questi valori di deformazione, 10 alla meno 4. Va bene? Per i problemi invece a rottura, nel calcolo delle capacità portanti, stiamo più in alto, verso rottura appunto, quindi 10 alla meno 2, 10 alla meno 1, eccetera, eccetera. Cosa sono queste scritte che vedete qua? Geophysical test, PMT, DMT, penetration test, eccetera, eccetera. Sono diverse tipologie di indagini in silo. E questo è un concetto molto importante. Poi magari richiameremo qualcosa. Avete detto che non tutti avete fatto il corso del processo amoroso, quindi non tutti avete fatto le prove in silo, quindi magari qualcosina ce la ripetiamo probabilmente la prossima settimana. Però il concetto fondamentale che è legato alla non linearità del terreno è questo. Ricordatevi che quando bisogna misurare un modulo di rigidezza con delle indagini in sito, ok, che è sempre preferibile, ok, perché la rigidezza in laboratorio è sempre un po' minata, diciamo, dal disturbo del campione, le diverse indagini in sito, indagini geofisiche, DMT, penetration test e compagnia bella, lavorano in campi di deformazione molto diversi. Vedete che i test geofisici lavorano a bassissime deformazioni, quindi ci danno dei G a bassa deformazione alti.
Le prove dielettrometriche, flat DMT, lavorano a deformazioni medie, tipiche del comportamento dei cedimenti, nel campo dell'analisi dei cedimenti. Penetration test, le prove penetrometriche, lavorano a grandissime deformazioni, a rottura. Infatti il penetrometro sfonda, il trigono lo rompe, quindi lavora a rottura. Quindi attenzione perché le rigidezze che misuriamo da questi test sono riferite a livelli deformativi diversi. E questo va tenuto conto quando noi dobbiamo scegliere E da mettere il nostro modello, perché ripeto, il nostro modello è un modello scemo che prende un E. Quindi sono io che devo poi scegliere questo valore a seconda del campo deformativo dove sto lavorando e adottando possibilmente anche il test giusto, la prova geodecnica in sito giusta. Quindi sono concetti molto molto importanti questi qui. Bene. Per esempio, per capirci, no? Nelle prove geofisiche, poi magari lo rivedremo, ripeto, la prossima volta, ma le prove geofisiche si svolgono generando delle onde sismiche, onde tipo S, onde tipo P, e misurando la velocità di queste onde. Dopodiché, con l'ipotesi di elasticità lineare, che effettivamente vale perché vedete, le prove geofisiche lavorano proprio qui, nel campo delle basse deformazioni, di energia costante, quindi il comportamento effettivamente è elastico lineare. Con le leggi dell'elasticità si può ricavare G, per esempio, da Vs, no? Vs è la velocità dell'onda di taglio che io misuro con una geofisica, gamma il peso dell'unità di volume del terreno, g l'accelerazione di gravità, vi posso ricavare con questa relazione il modulo di taglio a basse deformazioni g con 0. Ok? Però ricordiamoci che questo è un g con 0, appunto, è un modulo riferito soltanto alle basse deformazioni. Quindi io, se andiamo in vedete, questo diagramma di sopra, vedete quali sono gli intervalli deformativi tipici delle mie opere geotecniche, no? Opere di sostegno, fondazioni, gallerie. Sto sempre intorno a 0,01-0,1% più o meno, no? Anche di più. Quindi, se io invece misuro un modulo con indagine geofisica, sto qui, sto nel campo delle bassissime deformazioni. Quindi, quel valore sicuramente non lo posso utilizzare per il calcolo di un cedimento di una fondazione, perché è un valore troppo alto che si riferisce al campo delle basse deformazioni. Mi serve un modulo che deve essere ridotto per tener conto della non linearità. Ok? Quindi, non è una cosa banale. Quindi o cambio tipo di prova, per esempio faccio una prova, abbiamo visto, dilatometrica che funziona bene, ci dà un campo già utile per il calcolo dei cedimenti, ok? Quindi il modulo della dilatometrica lo posso usare, ma se ho soltanto l'indagine geofisica, ho fatto fare soltanto l'indagine geofisica per vari motivi, questo poi è un problema complicato, questo modulo non può essere utilizzato e quindi se lo devo utilizzare in qualche modo lo devo abbattere per tener conto della non linearità. Quindi per esempio quelle che vedete qui sotto, senza entrare troppo nei dettagli, sono delle cosiddette curve di decadimento. Ok? Sono delle curve di decadimento di G in funzione di gamma. Questo decadimento è tipico di ogni terreno, per esempio le argille hanno un certo decadimento, vedete, in particolare differenziato, come al solito, direi, con l'indice di plasticità, quindi le argille di bassa plasticità, indice di plasticità 15, decadono molto più rapidamente rispetto alle argille di alta plasticità, con P100, vedete. E le sabbie pure hanno delle loro leggi di decadimento. Quindi, se io devo misurare un modulo con la geofisica, se lo voglio utilizzare poi per un calcolo a deformazioni medio-alte, devo in qualche modo applicare una legge di decadimento, ok? Per abbatterlo e utilizzarlo dal punto di vista pratico. Ok? Quindi questi sono concetti assolutamente molto.